Buonasera coach e benvenuto nella conferenza stampa post partita. Do lei la parola per una sua prima disamina sulla gara. La prima cosa che voglio dire è congratulazioni a Treviso del coaching staff e loro giocatori per una ottima partita. Sono giocati con giusta idea da primo fino all'ultimo minuto. Noi altra volta, con tanta voglia di giocare, con tanti giocatori cambiati per trovare il line-up giusto, però ancora una volta con tanti tiri sbagliati. È molto difficile giocare pallacanestro se tu non apri campo con due o tre tiri da tre. Penso che quello tiro da tre oggi 23% i loro 11-24 è una differenza enorme per una partita seria. Come sempre abbiamo fatto tanti rimbalzi, quello sforzo di Cabenghelle è veramente una cosa che non si vede ogni giorno, io l'ho capito che lui può fare, però dobbiamo fare più da perimetro, esattamente che abbiamo fatto contro Aris. Penso che io non voglio sottovalutare Treviso, una squadra che ha vinto contro noi, dunque in questo momento meglio di noi, però non penso che un Aris, una squadra che è peggio di loro, dunque non lo so dove noi abbiamo perso quella confidenza. In questo programma quando si tira o sbaglia si sempre aiuta un giocatore, devi prendere tiri aperti. Sembra che oggi è mancato questo ruolo di perimetri. Io ho detto ai miei giocatori adesso in spogliatoio, che do la prima partita in campionato, mi dispiace tantissimo perché è un derby, perché i nostri tifosi hanno fatto un'atmosfera straordinaria, non sono mollati mai. Però è prima partita in campionato, dobbiamo essere positivi e recuperare tutti i giocatori per giocare il nostro stile di pallacanestro. Domande? Coach, sì, hai sottolineato questa cosa del perimetro, ok? Però la sensazione, vedendola, è che loro avessero anche di più a livello di energia, soprattutto anche negli esterni, e che a noi sia mancata un po' di lucidità. È una mia sensazione. No, questa è opinione di lei che io ho mai toccato, però tu sai che noi abbiamo giocato tanto tempo senza Manford. Io non so se mi preoccupa più quella partita che abbiamo perso o infortunio di Manford. È un giocatore molto molto importante per noi, molto importante. E altri non hanno fatto tiri che ci sono stati aperti. In un momento di partita può essere... Era come lei dice, però noi abbiamo avuto tantissime possessioni, tantissime opportunità per fare tiri aperti, anche 10 tiri liberi abbiamo sbagliato. Ecco, avete tirato 15 volte più di Treviso, nell'ultimo quarto siete arrivati a 3 punti, vi è mancato un po' di... Cioè, o troppa frenesia per cercare il pareggio? No, torniamo a quello di energia. Se noi non abbiamo energia, quella partita si perde 20 con quella carta. Si perde di 20, però noi siamo stati sempre di là, sempre di là. E mancava Manford e mancavano quelli tiri di che parlo io. Io no, come allenatore no chiedo scusa a se stesso, mai. Dobbiamo migliorare. Come e quando vediamo, però dobbiamo migliorare. Quello non è che io voglio giocare. Con quelli rimbalzi che abbiamo avuto oggi, penso 16, ancora una volta, 17, 16 rimbalzi offensivi, fai 75 punti. Manford, cos'è un colpo? Non si sa ancora. Infortunio, perché è un giocatore molto molto importante per noi. Anche perché avete una partita molto ravvicinata. No, non parliamo di martedì, parliamo in generale. Vediamo, non lo so che cosa è.
E abbiamo preso 3 triple a fil di sirena alla fine di primo, secondo e terzo quarto. Sì. Bravi loro, casualità o forse anche noi, no, ci abbiamo messo del nostro? Nostra preparazione per partita era una delle cose più importanti, take away 3-point line, dunque togliere il loro tiro da 3. Come Aris hanno fatto 8 in primo, primi 20 minuti e 3 in secondi. Dunque nessuno non può vincere in primi 10 o primi 20 minuti, si può succedere anche tanti tiri da 3 come contro Aris con la mano in faccia, dunque è una qualità di un giocatore che ti fa quello tiro. Però al finale loro in secondo tempo hanno fatto 3, però noi abbiamo sbagliato tutte. Immaginati, hai sei con ultime due di Kyle Wilcher in ultimi 50 secondi, dunque in teoria se hai fatto fino all'ultimo minuto si è fatto 4, ma dove vuoi giocare con questo percentuale di tiro? A nessun posto. Quello non è critica, i miei giocatori devono prendere tiro, però io voglio un po' più qualità, un po' più confidenza. Quello è. Posto. Grazie coach. Grazie mille.